gli agricoltori. Questo effetto Monti. Avevo cominciato il restauro, poi è arrivato Monti e ho detto solo un pazzo può mettere un tetto qui sopra, perché avrebbe significato un'IMU molto elevata. Se mette il tetto paga l'IMU. Se io metto il tetto pago l'IMU. L'IMU, l'imposta municipale unica, è la tassa sugli immobili che ha sostituito la vecchia ICI. Una villa come questa, che costava, diciamo, in termini solo di ICI, intorno ai 2.500 euro all'anno, ora si avvicina ai 10.000 euro all'anno di IMU. L'associazione dimore storiche denuncia che dopo la stretta data dal governo Monti, dal 2011 le tasse su questo tipo di immobili sono lievitate di oltre il 600%. Questo è il torrione, noi lo chiamiamo il mastio, la torre più importante di questo castello. Voi siete proprietari da? Da circa un secolo. E così, dopo un secolo, una proprietà come questa, tra spese e tasse, può diventare un peso. Perché avete deciso di venderlo? Abbiamo 14 eredi. Basta? Ci stanno supplicando di non lasciare questa pesante eredità. Ma l'eredità può risultare pesante anche se al posto di un castello si è diventato proprietario di un terreno. Purtroppo in Italia siamo così, tu hai una proprietà che è un'automobile, una casa o un terreno, e l'importante è pagare delle tasse. Ci vedono, ci sono, tu hai una cosa e quindi dal momento che tu hai una cosa io devo avere. Dopo il via libera della Camera, la nuova IMU sui terreni agricoli è legge e molti agricoltori protestano. Ci spremono come degli agrumi, siamo tartassati da tutte le parti. Ieri l'altro mi viene il proprietario di questo campo e mi dice: sindaco, ma devo pagarvi l'IMU? No, uno scherzo? Dovreste essere voi a darmi un qualcosa per sistemare la frana? Devi pagare l'IMU. I terreni qua pagheranno l'IMU? Pagheranno tutti l'IMU, sì. Con la nuova legge, 1600 comuni che prima non pagavano l'IMU, ora dovranno dare il loro contributo. C'è bisogno di fare 260 milioni e questi 260 milioni, una parte, 167 mila euro, arrivano dal comune di Travo con questi terreni. 260 milioni che verranno utilizzati per coprire in parte l'ormai famoso bonus degli 80 euro. La regione ci considera comune montano e invece lo Stato ci considera comune parzialmente montano. Se sei considerato comune montano, l'IMU non la paghi, ma se sei considerato parzialmente montano, le cose cambiano. Siamo a 1040 metri di altezza sul livello del mare e questo è un comune classificato come parzialmente montano. Se non è montagna questa. Qui d'inverno c'è tanta neve ed è assolutamente un terreno improduttivo anche da un punto di vista di reddito. Tassarlo è veramente una... ingiustizia. Perché se hai un terreno in questo comune e non sei un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo professionale, devi pagare. È arrivata l'IMU, è arrivato da pagare. Io non mi aspettavo mai di essere trattato così dopo una vita di sacrifici. Questo è un uliveto che per mantenerlo, oltre le mie fatiche, usiamo i soldi della pensione. Quest'anno non abbiamo raccolto l'olive. E dopo una vita di sacrifici, insieme alla pensione, arriva anche la beffa, perché in quanto pensionato non sei più coltivatore o imprenditore e perdi il requisito all'esenzione. Quanto guadagna lei di pensione? Io prendo le 600 euro. Io non ho nessuna idea da pagarlo. Io non ho nessuna idea da pagarlo. C'ho anche il bosco, se guardi da là, il bosco è in passivo completo, no? Perché il bosco lì paga l'IMU? Dice che paga tutto. Allora, Massimiliano Fedriga, i paradossi dell'IMU. Sì, questa poi sull'IMU agricola è una follia vera. Cioè viene il governo Renzi, prima ha istituito una tassa non su quanto uno guadagna dalla sua attività economica, ma anche da quanto uno perde. Noi abbiamo delle situazioni, guardi, oggi ho contratto un gruppo di agricoltori, nei quali non viene calcolata, per esempio, se un terreno è produttivo, quindi fa guadagnare... e quindi permette di pagare le tasse. Dopo valutiamo se la tassa è giusta o non è giusta, per me non è giusta, ma è un altro discorso. Ma indipendentemente da questo, tassa e prende i soldi del cittadino che non hanno i soldi per pagare. Il risultato sarà che viene impoverita e ammazzata l'agricoltura di questo paese. Ma le dico di più,
Le dico di più, pensi che ci sono queste follie nel quale io ieri ero a Nimis, provincia di Udine, un comune a 400 metri d'altezza non è considerato montano, un altro comune a 200 metri, 200 metri sì, questo che oggi dicevate a 1040 metri è considerato parzialmente montano. Quindi delle regole assolutamente irrealistiche, basate soltanto su quanti soldi servivano a Renzi per gli 80 euro e così ha deciso di andare a fregare i cittadini, ma senza una Alessandra Moretti. Realtà. Allora, io faccio mie le parole del ministro Martina che sull'IMU sui terreni agricoli ha detto: guardate, io vorrei toglierla, è una tassa che non mi piace come tante altre, però dobbiamo essere realisti. Allora, cosa è successo sull'IMU dei terreni agricoli? Innanzitutto il governo ha confermato l'esenzione totale dell'IMU dei terreni agricoli nei comuni montani. Noi abbiamo esteso l'esenzione a 3.546 comuni. Non è vero, l'avete diminuita. Massimiliano, però, di la verità, l'avete diminuita, avete aumentato di 6.000 e poi l'avete riportato a 4.000, no, allora, tutto da soli. Senti, Moretti. Devo finire perché altrimenti... Ho capito, però non dire che l'avete diminuita, non ti voglio parlare allora, sopra. Allora vai non tu. Ti no, no, vada lei, l'avete diminuita o no? Vado io, va lui. No, l'avete diminuita o no? No, no, l'abbiamo diminuita. Perché il governo ha confermato... Il governo ha confermato l'esenzione totale dell'IMU agricola sui comuni montani e ha esteso a 3.495 comuni contro i 1.498. Dopodiché ha detto anche: non faremo pagare l'IMU agricola agli agricoltori professionali e coltivatori diretti. Certo, è una tassa ingiusta. Certo, l'agricoltura è stata ammazzata perché le montagne spesso sono state abbandonate. Questo mi trova d'accordo con Fedriga. E dobbiamo trovare il modo per diminuire, per agevolare, per far sì che gli agricoltori non scappino dalle montagne ma ci restino, perché se la montagna non viene curata e mantenuta è evidentemente che i problemi si diciamo così riversano anche a valle. Però il ministro Martina l'ha detto chiaramente: penseremo anche agli agricoltori. Certo è che le mazzate che gli agricoltori hanno ricevuto, voglio dire anche dalla Lega, perché adesso io non ti vorrei ricordare, Massimiliano, le quote latte sugli allevatori. Ah, ti no? Rispondo. È stata una cosa enorme. Peccato che c'è un'indagine in corso dove dite che avete truffato. Quando Bossi e Zaia favorite il latte in nero. Quando Bossi e Zaia erano al governo, Zaia nel 2009 disse agli allevatori di latte: ma non pagate le quote, chi se ne frega. Adesso a quegli agricoltori arriva la... Le capisci la cartellina verde? Tutti i nodi arrivano a me. Ci sono delle indagini di tre commissioni. Sì, però per ora devono pagare, perché magari le indagini dicono che è vero che avevate detto non le pagate, cosa dell'Europa. Ma l'Italia ha pagato le nostre pensioni a pagare. E la politica di questo governo sta facendo importare latte dall'estero e buttare il latte nazionale, ma vi sembra una questione normale che l'Europa che produce fa buttare il latte e fa importare latte in polvere dall'estero? Questa è una battaglia di civiltà, è una battaglia di costi, temo, ma ci arriviamo. Elisa Calessi. Ma questo è un problema che riguarda la redazione, ahimè, non solo l'IMU. C'è un recente studio di Confcommercio che dice che le imposte locali rispetto al PIL sono, negli ultimi 20 anni, sono più che raddoppiate. E ovviamente i primi a essere tassati sono stati i proprietari di case, perché sono quelli identificabili. Su questo bisogna dirlo, il governo Renzi non ha fatto niente. Ma secondo me la cosa più odiosa di questo non è tanto la presenza di queste imposte, che possono avere una giustificazione economica. Il problema è che a fronte di queste imposte non c'è stata né una riduzione vera, sostanziale, della spesa pubblica. Era di qualche giorno fa un interessante articolo fondo del Corriere della Sera di Giavazzi e Alesina, dove si diceva, appunto, si facevano i conti, si diceva che la spesa pubblica quest'anno diminuirà di poche decine di milioni di euro, praticamente niente, briciole, ma non solo, dal 2017 aumenterà. Cioè, la famosa spending review finora è stata proprio inconsistente. Peraltro Matteo Renzi aveva annunciato la nomina di due consiglieri straordinari, Gutgeld e Perotti. Però ogni governo prima nomina un consigliere. Però, per insomma, la il problema è questo, secondo me i cittadini potrebbero essere convinti alla fine a pagare, ma il problema è che tu che paghi a livello locale, non vedi servizi e vedi che lo Stato non dimagrisce. Mario Giordano sull'IMU agricola, Moretti Cerasa, prego, Mario Giordano. Ma l'IMU agricola è una norma ingiusta che serve per finanziare un'altra norma ingiusta, cioè quella degli 80 euro, che fa ricadere ancora una volta il peso sul territorio di quello che non si riesce a tagliare a livello nazionale, perché in regione Elisa Calessi
Il problema non è di prendere da una parte e mettere dall'altra, il problema è quello di fare quei tagli che sono stati previsti. Ne cito uno su tutti che a me sta particolarmente a cuore, che è tornato, ahimè, alla ribalta. Attenzione, le province sono ancora lì, non solo, noi pagheremo l'addizionale alle province con le prossime tasse. Però non ci bruciamo gli argomenti perché abbiamo un bel capitolo sulle tasse delle province. L'IMU agricola va agli 80 euro, l'ha detto Fedriga, lo ripete Mario Giordano? Sì, sì, l'IMU agricola va agli 80 euro, ripeto, e ripeto, così come è ingiusta l'IMU agricola, come avete dimostrato, come avete raccontato nel vostro servizio, altrettanto è ingiusta e oserei dire inutile gli 80 euro che, come dimostrano i dati, non è servita a rilanciare i consumi ed ha penalizzato alcune categorie, in modo particolare i pensionati che non hanno avuto quel soldo. Claudia Cerasa sulla Moretti. Più che ingiusta, io definirei l'IMU agricola all'interno delle tasse pericolose, non tanto per l'entità o per i casi paradossali, ma quanto perché si instaura un principio davvero pericoloso, cioè gli 80 euro sono tecnicamente, anche se poi non lo sono nella realtà, una diminuzione delle tasse. Se si finanziano le tasse con altre tasse è un meccanismo davvero contorto. Se poi pensiamo che nei prossimi anni, dal 2016 al 2018, ci sono state inserite nella legge di stabilità aumenti di tasse possibili fino a 51 miliardi di euro tra aumenti dell'IVA e clausole di salvaguardia, è un principio veramente molto rischioso e scivoloso, perché finora Renzi cosa ha detto? Ha detto noi taglieremo 24 miliardi di euro di tasse all'anno, ogni taglio di tasse verrà finanziato con la spesa pubblica. Non c'è taglio di spesa pubblica, c'è un continuo aumento della spesa, il debito pubblico sale e le tasse che dovrebbero essere tagliate vengono tagliate molto poco. Chiedere per credere agli imprenditori quanto l'IRAP è importante, ma quanto ancora dovrebbe essere tagliato per essere ancora più competitivi. Allora, Alessandra Moretti, allora, è vero che diciamo gli 80 euro tecnicamente non sono una riduzione di tasse perché sono un aumento di spesa, perché è della spesa che va ai cittadini, però funzionano come abbassare le tasse per determinate categorie che si trovano più soldi in tasca. È vero che vengono finanziati con altre tasse che no. crescono? Allora, la misura, voglio dire, degli 80 euro è stata una misura redistributiva nei confronti di 11 milioni di italiani, certamente è una misura anticiclica e, come ci dicono tutti gli economisti, le misure anticicliche hanno bisogno di tempo per vederne gli effetti. Se è vero però, Floris, che si può fare di più, dobbiamo anche riconoscere che dal 2012 la pressione fiscale in Italia è calata di mezzo punto, grazie all'intervento dei 6 miliardi di euro di detrazioni fiscali. Oltre a questo, sì, lo dice il MEF, non è che lo dice la Moretti, lo dice il Ministero della Finanza. Scusate, allora fatemi finire perché ogni volta c'è questo. Fatela finire, poi Giordano replica. Oltre a questo, si consideri l'intervento importante che in legge di stabilità è stato fatto sul costo del lavoro, perché anche quelle sono tasse e voi avete citato l'IRAP come la tassa più odiosa per gli imprenditori. Noi nella legge di stabilità abbiamo investito 18 miliardi di euro per consentire agli imprenditori di avere agevolazioni fiscali importanti per assumere giovani, per assumere lavoratori, e già l'effetto di questa legge di stabilità si sta vedendo, perché se è vero, come è vero, che Boeri, INPS, ha detto che sono già 76.000 le aziende che si rivolgono all'INPS per ottenere sgravi fiscali, per avere questo, diciamo, no, l'effetto è i 10.000 posti di lavoro in Veneto. Mentre Mario Giordano, re.